Sarà una settimana di passione quella delle squadre italiane impegnate in Champions. Roma, Milan e Inter devono ribaltare le partite di andata finite con 3 sconfitte. I giallorossi hanno perso 3-2 contro lo Shakhtar Donetsk, i rossoneri 1-0 col Tottenham e i nerazzurri 1-0 col Bayern. La storia però insegna che le grandi rimonte in Champions esistono. Una delle più recenti è stata quella che ha visto protagonista, suo malgrado, il Milan. Chi non ricorda la finale del 2005? Alla fine del primo tempo i rossoneri erano avanti 3-0. Ma al ritorno in campo il Liverpool rimonta e fa 3-3. Ai rigori Shevchenko sbaglia e la coppa va agli 11 di Benitez. Bayern-Manchester, finale del 1999, 90° minuto. I bavaresi vincono 1-0. Hanno la vittoria in tasca ma perdono la testa. Succede tutto in 2 minuti. Solskjaer e poi Teddy Sheringham ribaltano il risultato. Finale 2-1 e seconda Champions per i Red Devils. Quarti di finale 2003-2004, Deportivo Milan. Forte del successo per 4-1 nella gara di andata, il Diavolo affronta il ritorno alla Corugna con superficialità. Il Deportivo prende coraggio, serve un poker e passa il turno. Roma Dandi, tutti i tifosi giallorossi la ricordano, semifinale 83-84 dell'allora Coppa Campioni. Nell'andata in Scozia la Roma perde 2-0, nel ritorno 2 gol di Pruzzo e un rigore propiziato dallo stesso Bomber e segnato da Di Bartolomei portano i giallorossi in finale. Anche il Mago Herrera è stato specialista in rimonte. Nel 1965 l'Inter ribalta il 3-1 del Liverpool che aveva lasciato poche speranze. Corso su punizione, Peirò e Capitan Facchetti portano i nerazzurri a disputare la finale, in cui l'Inter vincerà la sua seconda Coppa Campioni.